Oggi facciamo una genovese un po' particolare con il sugo. Facciamo una genovese col sugo di pomodoro. Poi potremmo fare anche la pasta oppure consumare questa genovese anche solo così. Allora, prendiamo dei pezzi di carne, in questo caso di maiale, abbastanza grossi, li facciamo soffriggere per bene, poi mettiamo mezzo bicchiere di vino e facciamo evaporare. Intanto qui ho preparato aglio, cipolla. Ecco, la cipolla è qui a grandi fette, non piccola. Sedano e carota. Quindi sedano, carota e aglio li faremo soffriggere a parte, perché quando la carne è pronta la toglieremo dalla padella e faremo soffriggere questo. Poi mescoleremo insieme la carne e sopra metteremo le cipolle, tutte le cipolle così. Quando è un po' avanzata la cottura, diciamo mezz'oretta, mettiamo il passato di pomodoro e facciamo cucinare molto lentamente per un paio d'ore. Allora, abbiamo messo il nostro soffritto che abbiamo fatto a parte, abbiamo aggiunto la carne, il brodo, e adesso metteremo tutte le cipolle sopra, così. Tutte le cipolle sopra e copriremo e aggiungeremo un po' d'acqua. Poi tra una mezz'oretta mettiamo il passato di pomodoro. Abbiamo aggiunto anche un po' di prezzemolo. Adesso tra poco metteremo la bottiglia di pomodoro e faremo cucinare a fuoco lento. Poi, se serve ancora acqua, piano piano lo possiamo aggiungere. Come ultima cosa, abbiamo aggiunto un po' di pepe. Ecco, adesso è a posto. Adesso fiamma bassa. E facciamo cucinare per bene. Ecco, dopo un'ora di cottura, quindi un'ora più mezz'ora, già un'ora e mezza, quasi 2 ore, abbiamo messo un po' di latte, un bicchiere di latte. Adesso facciamo sempre cucinare a fuoco lento. Il sugo si stringerà un po'. Così potremmo fare anche la pasta col sugo di carne. Adesso mettiamo un po' di piselli che sono già cotti e abbiamo finito. Allora, la nostra carne è pronta e col sugo abbiamo fatto delle conchiglie e delle caserecce. Adesso mettiamo un po' di formaggio e siamo a posto.